E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa? Deve salvare la mia isola. Lei ha comprato un'isola? No, l'ho fatta. Stop! Qui siete davvero liberi! Ero su Wikipedia e vedo una foto di una piattaforma e c'è scritto Isola delle Rose, micronazione. Comincio a leggere e trovo una storia interessantissima. Un ingegnere di Bologna ha avuto un'idea pazzesca, creiamo uno Stato. E l'hanno creato in mezzo al mare. Una repubblica vera e propria, con una lingua, con una vera e propria nazionalità, hanno stampato dei passaporti. Quindi si dichiara indipendente. Indipendenti da chi? Ma dall'Italia, credo, o da tutti, indipendenti. È nient'altro che un simbolo di una libertà assoluta, che però non può essere in qualche modo accettabile, no? Da uno Stato di diritto. Giorgio Rosa si è rivolto al Consiglio d'Europa, che ha deciso di approfondire il suo caso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è l'unico Stato a cui l'Italia ha dichiarato guerra. È un racconto incredibile, poco conosciuta, poco nota per il pubblico anche italiano. E gli ho detto, questo è un film straordinario, dobbiamo assolutamente farlo. Ma te sei proprio sicuro di questa trivella? Sono 3 giorni che mi sta spaccando la testa. Maurizio, senza acqua dolce, cosa siamo? Non siamo niente. Gli elementi della storia che ci hanno appassionato sono stati, secondo me, soprattutto la volontà di sognare di quest'uomo e di costruire qualcosa. Nel senso che nel momento in cui, durante il 68, c'erano in tutto il mondo moti studenteschi, c'era quindi la voglia di cambiare le regole. Un ragazzo a Rimini che di queste cose sapeva poco e niente. Quel mondo migliore semplicemente se lo costruisce. Azione! Che roba è? Lettere! Lettere di richiesta di cittadinanza! All the things in the script are so unlikely and sometimes crazy that you think none of this can actually be true. La cosa sconvolgente è che tante cose che vediamo in realtà sono vere. Non ero ancora convinto se raccontare o meno questa storia e decidiamo di andare a parlare con Giorgio Rosa, The Real One. All'epoca aveva già 93-94 anni e lui mi ha convinto a fare questo film perché a un certo punto gli chiedo, Giorgio, ma se facessero un film su di te, saresti felice, ti piacerebbe? E lui mi risponde, no. E ho pensato, questo è lo spirito giusto, facciamo questo film.